niente, perché mi prendo. Ma rimettetemi, chi lo dice a Lisa che non ci siamo più in... non state più in diretta? Mi sei chiamata? Loretta, una sfigata. Questa Lisa, ma chi è? Tua amica. Ma chi è? E niente, raga, questo... No. Ma, non mi piace. Guarda che bella. Ma lo spacco, mi piace. No, sai cosa hai fatto? Lì la vita, qua è più bassa. Ah no, anche tu l'hai fatta bassa, scusa, sono scema. Leggiamo un paio di domande. Riesci a fare tante cose con l'università? È pesante? Ma in realtà riesco a fare tutto. Però ora come ora devo iniziare a studiare in realtà, perché si avvicina la session estiva, quindi... Però in realtà non riesco a fare tutto. Raga, mi consigliate una canzone? Oddio sì, raga, io prima cercavo una canzone da mettere nelle storie e ho dovuto chiedere a sua sorella, che mi tira fuori sempre delle canzoni pazzesche. Però non sapevamo canzoni. Consigliateci la canzone da mettere, non quella scontata che so che direte, grazie. Allora, cambiamo canzone. Ecco appunto, è stata una pessima idea chiedere che canzone mettere. Mettiamo queste due scritte. Oddio raga, senti questa cosa. I just wanna say hello. No, io non... I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it Soledad. In Spain we say it's amargura. Ma che è di casa! Questo è tipo, è il mood di tua sorella, io amo da morire. Sai quando volevo ascoltare il film che stavo vedendo ieri, che non ho capito? Sì, a un certo punto ho iniziato a cantare una cosa, ma questa canzone qua, quel film là io me lo voglio vedere, gliel'ho consigliato io, se l'hai guardato da sola. No, non l'ho ancora finito. Come si chiama? In Spain we call it... Soledad. We call it Soledad. Soledad. In Spain we call it Soledad. Bellelle. Comunque la hit è le canzoni dei film, perché se ci fai caso, ai film c'hanno sempre belle canzoni. Ma sai che canzone devi mettere? Questa qua di Billie Eilish, che abbiamo visto Sex and the City. Mamma, bellissima. Questa è bella, l'ascolto tutti i giorni. Poi sai cosa devi mettere? Quella che ha messo tua sorella... Non mi ricordo come si chiama. No, a Roma. Posso vederla? Ce l'hai nelle storie, io sicuro. Questa è bellissima. Allora, qua sicuro. Eccola, oh, l'ho trovato. La metto in sequenza. Adesso torno a rispondere alle domande. Ciao, c'è mio cugino. Oddio, tu non le dici? Paolo. È lei. Dopo raga parte una canzone che io sì mi gaso da morire con questa canzone. Non so perché, ma da un mese a questa parte io fan assurda di tecno. Vado da morire. No raga, mi addormento, mi metto questa. Sentite che bella. Parte subito, mi ricordo. Questa a Roma l'abbiamo ascoltata tutti i giorni che siamo stati a Roma l'ultima volta. No. Mi prego, torniamo a Roma. Io Madonna. Va bene. No, non è qua. No, devo metterla dalle storie perché da qua non so quale sia il... Oddio, mi ricordo... Ok, sì, non me lo ricordo. Sì, me lo ricordo! Allora, ve la faccio sentire dalle mie storie perché... Ma si capisce che è una gonna? Gredi ancora. No. Sembra un pantalone con una gamba più piccola. Ah, sti cazzi, non lascio così, intanto non vorrei, dai. E niente, raga, questo.
Ma ci devo fare secondo te anche il top? No, ma il top... Scusate, sono una deficiente. Gre, guarda. Cioè, no, metti un po' di musica. Mettila. Ah, io sono la musica bella, bella, bella. Però bella tipo che mi casa. Ce l'ho. No, che mi fa addormentare, perché già stiamo in... Aspetta. Già stiamo in... ansia. Ansia. Non ci stava ansia. Cioè, sto addormentata. Puoi andare a mettere una canzone, per favore? Aspetta, non mi viene il nome della canzone. Ah, ecco, The Groovy Cat. Perché se no mi addormento, raga, devo studiare. Deve fare 10 figurini. E sono le 11, quindi adesso già siamo. Patentato anche, no? Comunque, il nome della nostra palestra, no, raga? No, vi prego, non venite a vedermi mentre faccio palestra, che già sono abbastanza ridicola da sola, grazie. Mi hanno scavato mentre ho fatto lo screen. Sì, ma non a quello che pensate voi, ho fatto screen ad altro. Ho fatto lo screen. No, ma... Raga, allora, c'è una canzone che io ho in testa da 2 settimane, ma non riesco a trovarla. Quella che fa... Ciu. Ma... ma ancora sta cosa, ma che è? Sì! Voi mi capite, sì, ma... Ciu. È tipo di Mambo? Non lo so. Mambo chi? Avete capito? Ma no, proprio nella canzone lui fa ciu. Vi avete capita? No, so che... Sai che sono di sì, subito. No, non capiamo. No, raga, c'è una canzone che fa ciu. Che fatto? Ti ho spaccato la punta? No, che sta correndo, sta facendo una schifo sta. No, non mi hanno capito. Ciu. Grazie, non mi aiuta. Ho provato a cercare anche con Siri, con Shazza. Sì, Mambo Loco. Dai, com'è che si chiama? Loco, vedi che c'è una canzone. Mamma, guarda cosa ti caccio. Ma magari la conosco pure, ma tu le hai parlato, cioè. Non si capisce, cioè se... Loco motiva. Mangolo, e te l'ho detto che era di Mambo. Io sono una veneta dentro. Raga, ma da quando sono a Venezia che ti canti questa canzone? No, quando c'è la tua sorella. Eri a Venezia, fidati, me l'avevi detto. Da, amore, quanto ti caso? No. Che vabbè. E vabbè, questo, raga. Un'altra canzone figa? Non lo so. No, vabbè, non ci posso credere. Oh mio Dio, è caduta dalla spallina. Gretu vuole mettere una canzone che si chiama... Ma perché io non... Ciao Tommy Cassi! Ciao Tommy! Mi hai rotto le scatole prima, sappilo. Vabbè, ma lo sai. Tommy, io ti amo. Sei troppo simpatico. Stai a dichiarazioni, live. Vabbè, per scherzare, però è vero. Greta, dimmi una canzone bella che tipo... Dai, mamma, che... Ciao, belli Bosio. Una italiana, però. Mettiamo nella nostra playlist Mariuccia Virù. Allora, raga, noi abbiamo una... Allora, noi... Non vi dico il nome della nostra playlist, però noi abbiamo una playlist con tutte le canzoni italiane vecchie. Scoperta a Roma, in un ristorante. Ma è bellissimo. Noi usiamo, cioè, dalla mattina alla sera sempre quella canzone. Cioè quella playlist, è bellissima. Allora.
Sto cercando. Questa è bella. Di Umberto Dozzi. Che è successo? Ma che sono due coglioni patentati. Due. No, uno, due. Uno pensavo si salvasse, invece no, pure l'altro. Gloria, ma anche tu nell'aria. Ma Dio, non hai freddo. Comunque, raga, io sono proprio vecchio stampo. Cioè, mi piacciono solo queste canzoni. No, noi siamo vecchie. Noi ascoltiamo solo questa canzone. Ste canzoni. Che cibo più non tocca. Greta. Che la chiama Gloria. Gloria. Dobbiamo andare a Tom. Lunedì vogliamo andare a Tom. Ti prego, sappiamo che sei visto. A Colonia, perché anche sabato e lunedì. Ma io mercoledì al Tom. Ma io. Mercoledì al Tom non siamo mai andati. No, cioè, serata però. Cioè, serata che rock lunedì. Gloria. Ma anche tu nell'aria. Sono due coglioni, stanno cominciando. Ha detto Gre, vieni qua vicino a me. Ciao Andre. E basta. Andre, Gloria, Gloria, chiesa di campagna, Gloria, acqua nel deserto, Gloria. Andrea, aiutami, c'è anche Tommy. Aiutami tu. Aia. Andrea, andiamo al Tom settimana prossima. No, lunedì, dai, serata bocconi, vi prego. Ciao principessa, mia madre. Ehi, famiglia al completo, ehi. Lo tengo d'occhio, grazie. Lo tengo d'occhio. Aia. Ciao, mami. Dai raga, basta, chiudiamo questa cosa. Ci sono anch'io, mia madre. Ma perché mia madre con me? Mia madre non dorme. No. Basta. Vabbè, basta. Io. No, no, basta, chiudiamo tutto questo. Saluta, Greta continua a studiare. Io vado a lavare i piatti, che è meglio. Ma non chiude la diretta. Buonanotte. Il cobra non è cervello. Questa è bellissima. Il cobra non è serpente. Ciao Giovanna, mia madre. Bello il cerchietto di Greta. Grazie raga, 25 mia euro. Mia madre l'ha detto. Grazie Giovanna. Basta. Questa è bella. Questa è bella al Tom. Ma queste sono tutte le canzoni che sono al Tom. Io ho bisogno di una serata del genere con queste canzoni vecchie. Tu fai la cena e tu fai queste canzoni così. E poi passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i volumi. E io le sono tutte con un'aria strana. La città. A un certo punto della passeggiata. E basta. Ma mi manca la scuola Carrara. Vediamo se sai quali sono i miei artisti delle metropolitane. Sì, ma io ascolto la stessa musica. No, i principali. Vai. Il primo, maschio. Vabbè, Giovanotti. No, vecchi. Vabbè, Giovanotti pure vecchio, vabbè, però ho capito. Non è vecchio, Giovanni. Allora, no, dai, i tre maschi preferiti. No, no, i due, dai. Giovanotti, hai detto, e poi l'altro? Sono quelli sbagliati. Ma... Dai, sì, sì. Ma no, sto cercando di capire in che senso dici. Il mio cantante preferito italiano. Tiziano Ferro? No. Vabbè, pure Tiziano Ferro. Dai, c'è... Celentano. C'è... Cereda. S. C'è. S. Ah, ci sono i cremonini. Quello
incontrato Benedetta l'altro giorno. Brava, Cesare Cremoni. E... l'agenda di settimana prossima diventa fitta di impegno ormai. E poi G. Gianni Morandi. G. Z. Io amo Gianni Morandi. Z. Z. Gino Paoli. Gigi D'Alessio. È vero, che ti ascolto un sacco di Gigi. Dai, mettiamo un po' di Gigi, dai. Cioè, invece i miei? Gli italiani? Allora, Gianni Morandi perché ti piace. Anche Cesare Cremonini. Però, sì, ok, vabbè, ok, poi? Dai! Hanno fatto, Gianni Morandi e questa persona hanno fatto anche un tour di concerti insieme. Non lo so. Già, aspetta, Gianni Morandi ha fatto anche una canzone famosissima. No, non mi viene in mente. Cla. Udio. Baglioni. Bravo. Ma che schifo, Baglioni. Cacchio, no. Cioè, posso capire Adriana Celentano? Adriana Celentano, sì. Raga, io l'ho butto fuori di casa. È la volta buona. Raga, lo sapete che l'altro giorno siamo rimasti chiusi fuori di casa? No, infatti, racconta questa storia. Allora, l'altro giorno io e Greta... spostami un attimo. Greta si asciuga i capelli e salta la corrente. Non sappiamo perché non ci spogliamo. Perché... sì, ma non era mai successo. Succedeva infatti, quando c'era il fornello, la lavatrice, il cosa... comunque salta la corrente. Io avevo paura, ovviamente, ciao Anita, ad andare giù da sola. Ciao Anita. Perché era notte, ok, fonda. E io avevo paura, era buio, ok. E allora faccio che riaccompagnami, Greta esce fuori in mutande. Vabbè, non è che allora sì, vabbè, esco in mutande, ma perché non abita nessuno qui, quindi cavoli, esco fuori. Sì, perché non abita nessuno nel nostro palazzo. Comunque, usciamo fuori e Greta esce per prima, io per seconda. E io chiudo la porta, cosa normale che mi sembra da fare. E Greta non aveva preso le chiavi. E succede? Cioè, ma perché io dovevo prendere le chiavi? Perché è stata la mia uscire. No, tu perché sei l'ultima a prendere le chiavi, io stavo già fuori, aspetta, tu esci, ce l'hai a fianco, cacchi la porta se volevi chiudere. Manco a dire, tu sai che mi dice sempre, le prese le chiavi, diciamo sempre perché c'avevamo questo terrore. Madonna, Emily mi sembra. Però, no, chiudi la porta così, guarda, vai, chiudi la porta, cioè. Vabbè, e vabbè, chiudo la porta, e Greta mi fa, no, non l'hai fatto davvero. L'ho fatto. Cosa? No, ho chiuso la porta, hai tu le chiavi. Ma di solito mi fa gli scherzi, Sofia, quindi... capì? Sì, è vero, questo è vero, faccio spesso gli scherzi. Cioè, raga, questa mi fa sempre gli scherzi, questa è scema, comunque ci penso. Una volta mettevo le chiavi, un'altra volta... e poi non ce l'avevo veramente, però. Infatti, l'altra volta, guarda, che mi ha chiamato, mi ha detto che non c'avevo, e devo attaccare in faccia. No, raga, non mi sono messa io da sola. E lei si chiude, cioè mi fa morire, perché io sto a pescare, lei si chiude, non c'aveva le chiavi, mi chiama a me, Greta, mi sono chiusa fuori casa, ho fatto via, testellina, che ti posso fare? No, che puoi fare? Che ti posso fare? Cioè, comunque, sostanzialmente, l'altra sera, chiudo la porta e noi iniziamo a impanicarci, ovviamente, lei era in mutande, non potevo neanche uscire di casa e andare a dormire dalle nostre amiche. Cioè, gli ho detto, vabbè, ma le campagne vado a dormire a casa di una mia amica, ma io stavo veramente in canotta e mutande, cioè, uscivo per la strada, ma che non lo so. Neanche carte di credito, quindi neanche pagare tipo un taxi, no? Allora, iniziamo a chiamare la nostra portinaia, chiamiamo, finché la portinaia... non risponde e Greta gli fa, scusa, ma ti disturbiamo? Lei sì, stavo dormendo. Alle 10. Allora io scendo giù a prendere le chiavi e riusciamo a rientrare. Bella storia. Guarda, leggi la mica se ha scritto. Comunque, bella storia, dai. Sì. E vabbè, raga, io sostanzialmente vado a lavare i piatti perché mi sono stanca morta. Penso si possa anche vedere dai miei occhi. Stanotte sono andata a letto tardissimo, non riuscivo a prendere. Oddio, ma che profilo è? Guarda il suo profilo. Cioè, come ti permette a te, come me? Ti hai scritto con una S sola. Che stavo a dire? Ah, sono stanca morta, sono andata alle 5, non so perché non riuscivo a prendere sonno. Alle 9 ero in piedi, che avevo un'azione. E basta, quindi sono stanca morta, vado a dormire. Sì, vado a dormire. Oggi abbiamo dei Sex and the City. Vero.
No, niente, non vado a dormire. Ragazzi, stiamo vedendo Sex and the City. Sì, adesso vedo Just Like That di Sex and the City, quindi il sequel che hanno fatto dopo tanti anni senza aver visto le serie, avendo visto solamente i film, una cosa insensata. Però vabbè, come se non sapessimo la storia in fondo, non sappiamo come si sono... Davvero ricordare Pink. Mi sento Carrie in questo momento. Sei un po' Carrie, Carrie, infatti, raga, perché c'è. Cioè, io sono Samantha. Le piace la moda, io non scrivo libri, però c'è. Cioè, io sono Samantha. Ma dove? Ma dove? No, tu sei quella rossa. Miranda. Fammi finire così. Dio, raga. Comunque, allora, per chi si è visto Just Like That. Non fare spoiler. No, non faccio spoiler, però veramente l'ho rovinata la serie. Cioè. Comunque no, raga, vado veramente. Ora che sistemo casa, questa finisce di segnare, chissà che ora iniziamo a vedere la serie, quindi nel frattempo dormo. Poi appena Greta finisce io... Nel frattempo dormo. Mi sveglio. Ciao, raga. Buona serata.